La silice libera cristallina oggi è classificata come agente cancerogeno di classe 1 dallo IARC e quindi è una sostanza che è definita pericolosa, anche se questo vale solo per la silice libera cristallina liberata da processi di lavorazione, quindi non solo come materia prima. Questo comporta, dal punto di vista, diciamo, della valutazione dei rischi e dal punto di vista dell'applicazione della normativa di sicurezza, l'inclusione di questo agente cancerogeno all'interno del titolo del decreto 81 sugli agenti cancerogeni. Quindi richiede una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, sia in fase di valutazione che in fase di applicazione delle norme di prevenzione, che è quella riservata agli agenti cancerogeni e non più solo agli agenti chimici. Questo significa associare la valutazione dei rischi a delle misurazioni sul campo, che devono essere effettuate seguendo delle particolari norme tecniche, particolarmente anche difficili da applicare, impegnative da applicare, quindi non possono essere interventi improvvisati, devono essere fatti da personale che conosce bene come applicare la norma, perché da questo dipende strettamente la classificazione, diciamo, di esposizione dei lavoratori, e quindi cercare di tarare, di mirare al meglio possibile gli interventi di prevenzione nei confronti di questi lavoratori sulla base di quella che è la loro esposizione lavorativa. E in edilizia non c'è più solo il rischio infortunistico, ma si aggiunge anche questo rischio che va controllato e gestito così come tutti gli altri.